Presidente, Sindaco, io mi unisco ai ringraziamenti che faccio nei confronti di tutti i consiglieri comunali, del nostro segretario, del nostro grande Frediani che ci sopporta da tantissimi anni, degli uffici qui rappresentati dalla dottoressa Zaccaria che in questi 5 anni hanno cercato di supportarci e di orientarci nelle migliori scelte. Lei ha detto una cosa nelle premesse, Presidente Califano, ha sottolineato che l'Aula ha svolto dei lavori e li ha svolti rispettando quelli che sono i principi democratici che ci hanno portato ad essere eletti in quest'Aula, rispettando di conseguenza il mandato ricevuto dagli elettori, rispettando la maggioranza che aveva indicato un governo di Fiumicino, più o meno la maggioranza che aveva indicato un governo di Fiumicino a questa città, rispettando l'esito delle elezioni del 2013. Giustamente un presidente che deve svolgere le sue funzioni in modo istituzionale deve rispettare la democrazia. Io penso, Presidente e colleghi, che noi dobbiamo essere i primi testimoni che la democrazia va sempre rispettata e che dobbiamo anche in alcuni momenti dare dei messaggi positivi alla città, a un popolo che in questo momento si sente fortemente deluso e derubato, e per questo motivo difendere il nostro regolamento, la nostra Costituzione e lo spirito che ci ha portato a confrontarci in questi 5 anni. Ed è con questo spirito che io e lei faccio una proposta positiva, dove vi chiedo di non dividervi da posizioni di parte né tantomeno di partito, di testimoniare ancora una volta che la democrazia è un elemento importante, ed è per questo che chiedo di iniziare la seduta con un minuto di silenzio per la morte della democrazia avvenuta ieri sera per mano del presidente Mattarella. È una proposta che io chiedo che venga rispettata, perché altrimenti noi stiamo invertendo le regole del gioco politico, stiamo umiliando gli elettori. Lo vogliono fare i grandi politici a livello nazionale, lo vogliono fare le grandi lobby che manovrano alcuni presidenti e alcuni segretari di partito. Non lo facciamo noi, siamo gente semplice che rappresenta la nostra città. Per favore, un minuto di silenzio per la morte della democrazia avvenuta ieri sera. Grazie Presidente, prego che sia rispettata questa proposta. Consigliere.